Il lavoro non manca e i piccoli negozi di vicinato resistono, ma come in molti altri quartieri della periferia di Pavia, la sensazione è di essere troppo lontani dal centro. Una distanza che non si misura in metri, ma in attenzione da parte di chi amministra. Il nostro viaggio tra le strade del capoluogo è arrivato a Mirabello, anche qui i commercianti vorrebbero un maggior coinvolgimento. Però effettivamente. Siamo un po' dimenticati, eh? ci lasciano un po' sempre indietro. È per essere tranquillo, è tranquillo, però sono sola tutto il giorno in negozio, dalla mattina alla sera. E tenere aperto la porta di un negozio è, è dura. È, è veramente difficile. Vivi con la paura. Può darsi anche quello, dipende sempre dalla zona. Diciamo che è un po' depressa questa eh? da quando hanno han cambiato la viabilità e hanno fatto la, la rotonda di Via Pavesi. Uh, però insomma, il mercato di nicchia diciamo così che tiene ancora il piccolo commercio regge anche perché il quartiere è abitato da una popolazione relativamente anziana e la grande distribuzione non è presente in maniera invasiva. La spesa si fa a piedi passando da un negozio all'altro. Ecco, questa è una nota positiva per, per la, la parte periferica della città, perché appunto siamo, siamo, ci siamo noi, poi c'è la piccola drogheria, poi ancora il barettino di, di paese, che comunque sia, restano. Il mio lavoro è difficilmente sostituito, perché lavorando all'uncinetto, facendo cose eh, su misura, è difficile sostituire con internet, o, però... si si fa fatica lo stesso, ecco, perché magari prendono spunto da te e poi lo prendono in internet, ci sta anche quello, purtroppo ci sta anche quello. Ci sono poi problemi comuni ai commercianti di tante altre zone periferiche della città: la sicurezza e le spese troppo alte. La sensazione però è che le potenzialità non siano sfruttate fino in fondo. Il Castello di Mirabello, per citare un esempio concreto, è un patrimonio da valorizzare, soprattutto in vista delle celebrazioni dei 500 anni della battaglia di Pavia. Valorizzare magari con uh, qualche attività o qualche giornata particolare. Abbiamo il castello. Ah, hanno fatto due aperture che erano eccezionali, dopodiché non hanno fatto più niente. Molto probabilmente il, il, il castello sarebbe la cosa che, il traino principale eh, di fare qualcosa lì.